Un benvenuto al vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli. Al sottosegretario Luigi Deramo. Ai nostri parlamentari abruzzesi Guido Liris, Etel Sigismondi e Fabio Roscani. È presente con noi il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Assessori e consiglieri entranti e uscenti, di cui poi avremo modo di vedere l'esito finale dei voti. Presidente Marsiglio, riconfermato alla Regione Abruzzo, alla presidenza per i prossimi 5 anni, a lei la parola. Grazie. Voglio coltivare la viva speranza che questa improvvisa centralità e attenzione spasmodica dei media, del mondo politico, di tutta Italia per la nostra piccola ma grande regione possa durare nel tempo, e lavoreremo, continueremo a lavorare perché questo accada davvero. 5 anni fa la mia principale missione era quella di riportare l'Abruzzo al centro dell'attenzione della politica dopo decenni di marginalità, di disattenzione che avevano provocato un deficit infrastrutturale duro, difficile e lungo da colmare. Abbiamo colto il primo obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare, questo è l'impegno che abbiamo preso e sul quale i cittadini ci hanno rinnovato la fiducia, perché questo percorso di riacquisizione di importanza, di centralità, che significa portare qui poi le risorse che servono e gli investimenti che per troppo tempo erano stati dimenticati e lasciati a margine, possano diventare realtà e ricucire il rapporto tra l'Abruzzo e il resto del centro Italia e di tutto il resto del paese e dell'Europa. Io non ho mai avuto dubbi sull'esito finale del risultato. Potrei qui adesso sventolare i sondaggi che sin da giugno scorso avevamo predisposto, preparato per capire. Peraltro questi sondaggi smentiscono una narrazione un po' autoassolutoria che sta girando, no? Secondo la quale noi partivamo in carrozza e qualcuno ha fatto una grande rimonta. È l'esatto contrario, perché i sondaggi di giugno ci davano in pareggio, nel caso, nell'ipotesi di Campolargo, e i nostri avversari hanno intelligentemente scelto di unirsi tutti per giocarsi la partita. Perché già a settembre precedente, alle elezioni politiche, il centrodestra e la somma dei partiti di centrosinistra variamente declinati era sostanzialmente pari. Quindi non partivamo da nessun vantaggio politico incolmabile rispetto al quale qualcuno ha fatto un miracolo. Naturalmente faccio i miei complimenti a Luciano D'Amico, che questa mattina alle 10 mi ha telefonato augurandomi buon lavoro, riconoscendo la vittoria netta. Peraltro poco fa anche Giuseppe Conte mi ha telefonato riconoscendo una vittoria senza ombra di dubbio, vittoria netta nei fatti, e auguro anche a Luciano D'Amico naturalmente adesso di rimanere in consiglio regionale e di guidare l'opposizione e magari anche di farla crescere di livello e di qualità, perché ci guadagna tutto l'Abruzzo se il consiglio regionale cresce di livello e di qualità. Però appunto faccio i miei complimenti ad Amico, perché ha avuto questa capacità di mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, una coalizione che in certi momenti ha convissuto con toni anche grotteschi, no, tra chi negava di vedere l'alleato e chi non poteva mettere il proprio simbolo, però ci stava comunque. In ogni caso, con molte difficoltà è stato in grado di metterla insieme e di renderla competitiva. Ma noi avevamo una marcia in più. I nostri sondaggi all'inizio della campagna elettorale, quelli che avevamo fatto, almeno un paio, Fratelli d'Italia fece un sondaggio con AMG, la settimana successiva un altro sondaggio l'aveva commissionato Forza Italia con Antonio Noto, entrambi ci davano esattamente il risultato che è emerso dalle urne e che non si è mai modificato nel corso della campagna elettorale.
la narrazione mediatica sul vento sardo, la rimonta, i sondaggi finti che sono stati annunciati anche in dispregio della legge che ne vietava la pubblicazione e la diffusione negli ultimi 15 giorni. Legge che io spero venga superata, lo dico anche a beneficio e a integrazione della polemica dell'ultimo giorno, quella che ho dovuto fare contro Marco Travaglio. A me non ferisce la violazione del silenzio elettorale, che giudico una regola bizantina, vecchia come il cucco, totalmente superata nella civiltà della comunicazione massmediale, social, che ingabbia giornali, giornalisti, televisioni in regole a volte stupide e difficili da seguire. Io l'ho suggerito anche a Giorgia Meloni quando ci siamo confrontati su questo tema, peraltro la violazione del silenzio elettorale, che sembra gravissima perché la sacralità di questo silenzio, insomma, è da 60 anni, dalla nascita della Costituzione, che viene sancita, ma comporta una sanzione amministrativa ridicola che infatti non spaventa nessuno dal violarla, 1.000 euro di sanzione. Ma allora aboliamo queste regole, par condicio, silenzio elettorale, divieto di pubblicazione di sondaggi. Io penso che gli elettori siano adulti, maturi, responsabili, non si facciano condizionare troppo, non si sono fatti condizionare da una caterva di corazzate editoriali che sono precipitate sull'Abruzzo, dipingendo dell'Abruzzo un quadro a tinte fosche che i cittadini hanno respinto. E mi auguro, anche solo per risarcire non la mia persona, ma la regione Abruzzo, che non meritava di essere su certe testate dipinta come una regione allo sbando, con la sanità allo sfascio, con i giovani che scappano, con l'economia in crisi, tutti in ginocchio, tutta una catastrofe, peraltro governata da un abusivo, Roberto D'Agostino, che lavora in smart working da Roma e in Abruzzo non si vede, Conte e compagnia varia, insomma scendendo su attacchi di tipo personale che sono poi tracimati nella calunnia, Travaglio, Wikipedia e una folla di troll da tastiera che, ai quali ovviamente darò appuntamento a tutti in tribunale, perché la mia reputazione e l'onorabilità mia e della mia famiglia non la accetto che venga messa in discussione per creare una becera campagna elettorale. Combattiamo sulle cose da fare. Ci contestavano la rete ospedaliera, perfetto, non ci hanno mai detto quale sarebbe stata l'alternativa, ma ci sta. Ci contestano i finanziamenti, le ferrovie, chi sa fare gli ospedali, chi non li sa, le liste d'attesa, va bene tutto. Ma inventare di sana pianta che io sarei stato con mia moglie indagato, processato, condannato, quando il mio nome e quello di mia moglie non è mai comparso nemmeno sul registro degli indagati, mai è stato aperto un solo fascicolo da nessuna procura. Quando ho fatto politica 20 anni a Roma e nei 5 anni in cui l'ho fatto qui in Abruzzo. E non tutti i presidenti di regione che mi hanno preceduto possono dire altrettanto. Siamo usciti immacolati da 5 anni di amministrazione, gestendo emergenze che avrebbero motivato attenzioni particolari e che abbiamo saputo gestire nella massima trasparenza. Quindi, detto questo, io, come dire, mi consegno alle vostre domande, perché se continuassi a parlare ruberei il tempo alle curiosità, e quindi, siccome ieri mi sono limitato a fare una dichiarazione, il proclama della vittoria e basta, non rispondendo a domande, sono qui per sottopormi a curiosità, discussioni, commenti, riflessioni. Abbiamo un collega con il gelato, se alzate la mano vi raggiunge, così abbiamo il TG1. Presidente Cecilia Primerano.
Cecilia Primerano. TG1. TG1. Con la Premier Meloni ci siamo ovviamente tenuti sempre in contatto. L'ho mandata a dormire presto, dicendo quello che ho detto ieri sera. Tranquilla, stai tranquilla. Naturalmente aveva quel momento di ansia che tutti abbiamo quando aspettiamo l'exit poll, però è andata a letto molto soddisfatta, molto contenta e anche molto fiera del lavoro che abbiamo fatto e continuerà ad esserci vicino come lo è sempre stata. E la ringrazio per l'attenzione e per la dedizione con cui si sta dedicando al Paese e all'Abruzzo. E parafrasando il mio slogan elettorale, il governo che fa bene all'Abruzzo, c'è anche un Abruzzo che ha fatto bene al governo. Prego. Se mi controllate il microfono che non funziona. Prova. Sta arrivando un tecnico. Ecco. Oh, sì. Prova. Ok. Sono 7 punti di stacco sul suo avversario, naturalmente significano che c'è stata una proposta giudicata come convincente dall'elettorato abruzzese, ma certificano anche naturalmente dei problemi di competitività nel campo avversario. Voi avete battuto molto nel corso di questa campagna elettorale anche diciamo sull'ombra del vecchio apparato del centro-sinistra, anche con lo slogan, no? Sui due Luciani, quindi sull'ombra del governatore che l'ha preceduta, su quello che è il candidato che l'ha sfidata. Ecco, secondo lei dei fattori di debolezza che hanno portato a questa mancanza di competitività del suo avversario, quanto può aver pesato il fattore del vecchio apparato che non è riuscito, diciamo, a trasmettere un'immagine compiuta di ipotesi di cambiamento? Ma evidentemente ha pesato e magari fosse rimasto, magari per loro fosse rimasto nell'ombra un certo personaggio, invece ha voluto esibirsi in maniera sgangherata con le carriole, le sirene, i comizi sotto le AS, le intimidazioni ai direttori generali, le telefonate registrate. Qualcuno vedrà chi è che l'ha fatto e chi le diffonde. Insomma, è stata una cosa poco commendevole, ma gli ha fatto male a loro. Vorrei quasi sperare che continuino a esibire certi personaggi e certi metodi. E la incapacità del centrosinistra di ricambio della classe dirigente, basta leggere anche un attimo adesso chi sono gli eletti, sembra quasi una ripetizione, credo che non abbia fatto bene. Loro hanno presentato Luciano D'Amico cercando di verniciare questa proposta nuova, il professore garbato, competente, che poi quando abbia governato la tua non comprava gli autobus, che quando era rettore dell'università si perdevano il 20% degli studenti, che quando D'Amico D'Alfonso gli ha dato 48 milioni a Teramo per fare delle cose ne ha spesi solo 5, questo veniva lasciato tutto in secondo piano, però riuscivano a trasmettere un'immagine, no, rassicurante, nuova, di competenza, di capacità e così via, ma è bastato, come dire, grattare un po' la patina che sono emersi tutta la vecchia classe dirigente del PD, di cui nessuno ha nostalgia in Abruzzo, e si è dimostrato nelle urne. Mi era sfuggito il saluto al senatore Pagano, che era in quarta fila, non l'avevo visto. E Matteo Valerio, TG3. Sì, buongiorno Presidente. Le opposizioni hanno inevitabilmente dato un valore nazionale all'esperienza qui in Abruzzo. Delle opposizioni, c'è anche da parte vostra la considerazione che questo voto può avere valenza nazionale, in particolare non solo sul rafforzamento del governo, l'ha già detto, ma anche su quello che può essere il futuro del campo?
Io ero molto consapevole del fatto che l'Abruzzo, Sardegna o non Sardegna, sarebbe comunque diventato un test nazionale, perché è una regione su cui la classe dirigente che oggi governa il paese ci ha investito molto, a cominciare appunto dalla presenza di Giorgia Meloni eletta nel collegio di L'Aquila Teramo a capo del governo, e quindi è chiaro che il birillo abruzzese sarebbe stato particolarmente puntato. Non è un caso che, a differenza di regioni dove il centro-sinistra ancora non riesce nemmeno a individuare un candidato, qui il candidato hanno fatto lo sforzo di sceglierlo con 5 mesi di anticipo. E io difatti ai partiti alleati, che sono tutti qui presenti e che ringrazio per il grande sforzo che hanno fatto, hanno tutti dimostrato di essere in ottima salute, che anche questa narrazione negativa sulle competizioni, le fibrillazioni, i cannibalismi, c'erano fesserie, perché tutti abbiamo fatto delle liste molto competitive, i nostri partiti tutti hanno ottenuto un risultato importante. Lasciatemi anche, con un pizzico di orgoglio personale, sottolineare un risultato importante della lista che porta il mio nome e che fa sostanzialmente la differenza, porta il valore aggiunto che ci consente di passare dal 48,5 di 5 anni fa al 53,5 di oggi. Sostanzialmente quello è, diciamo, così era stata costruita e pensata. Quindi che poi, per fare una battuta, il campo lungo abbia battuto il campo largo, questo fa morale in tutta l'Italia. Io sto ricevendo dall'Italia intera, a parte i miei colleghi presidenti di regione, congratulazioni, sentimenti, insomma, di partecipazione, di attesa. Si era creata una grossa attesa, perché era evidente che questa era la prima occasione in cui tutti contro il centrodestra, tutti, nessuno escluso, tant'è che non ci sono neanche terze candidature, magari di disturbo, di liste minori, di realtà locali. No, qui era proprio uno contro uno, un derby totale. Derby stravinto, credo che faccia bene anche come analisi politica e come indicazione al governo che è la strada giusta che sta percorrendo e che il consenso dei cittadini è alto e continuerà ad esserlo per lungo tempo, soprattutto se continua a governare bene come sta facendo fino adesso. Ci sono altre domande? Completiamo un attimo il saluto delle forze alleate, c'è anche il segretario regionale di Noi Moderati, Paolo Tancredi, in sala. Arriva il microfono. Buongiorno Presidente, Ambra Lengo, Sky TG24. C'è un dato che però, insomma, non può essere considerato positivo in generale, che è quello dell'affluenza. Pensa di non essere riuscito, almeno in questo, a convincere più elettori a venire alle urne e votare per lei, evidentemente? Grazie. Sì, è un problema che esiste in tutta Italia, che ormai da almeno una decina di anni è l'Italia che sembrava il paradiso felice della democrazia occidentale, perché in altri paesi delle democrazie occidentali il crollo dell'affluenza e della partecipazione degli elettori alle urne era già manifestato da molto tempo. Negli Stati Uniti si fa fatica ad avere un 50% di persone che vota, eppure è la democrazia più grande e più antica del mondo. A me dispiace che non ci sia tanta partecipazione. Ho anche sollecitato, e lo abbiamo messo nel nostro programma di mandato, una revisione della nostra legge elettorale, perché ci sono alcuni meccanismi, ad esempio quello di liste più lunghe, che favorirebbero maggiore partecipazione. Quando si candidano troppe poche persone e interi territori non hanno rappresentanti locali che possano in qualche maniera capitalizzare il consenso, la fiducia dei cittadini, la distanza crea anche la disaffezione. Dopodiché condivido che siamo tutti impegnati, destra e sinistra, a recuperare il consenso dei cittadini, e il modo migliore che possiamo, in cui possiamo farlo, è quello di dimostrare l'efficacia della nostra azione. Noi abbiamo lasciato, come detto durante la campagna elettorale, anche se veniva magari contestato o negato per ragioni propagandistiche, una serie di ormai di opere pronte ad andare in gara d'appalto, di cantieri aperti che si possono concludere. Ecco, io credo che se in questi 5 anni
faremo vedere gli ospedali che si realizzano, le ferrovie che si cominciano a realizzare, le strade che si rimettono a posto. Insomma, se facciamo vedere questo, io credo che questa sia la ricetta migliore per riportare i cittadini a votare. In attesa della prossima domanda, chiudiamo il giro dei ringraziamenti ai segretari regionali. Lo ha già citato il presidente Marsiglio, Terenzio Rucci, che è stato il coordinatore della lista Marsiglio. Presidente. Virginia Piccolillo, Corriere della Sera. E buongiorno. Allora, io volevo capire, diciamo, si era da parte dei, forse dei giornalisti, come dice lei, si era vissuto questo appuntamento dell'Abruzzo un po' come la prosecuzione della sfida della Sardegna. Lei in qualche modo l'ha detto, però volevo che approfondisse di più che cosa è accaduto qui. È venuta Schlein e in qualche modo ha messo in gioco il suo ruolo, anche la sua personalità, in qualche modo anche si è confrontata, come spesso vediamo, quasi personalmente con Giorgia Meloni. Cioè in questo momento era una sfida che coinvolgeva sicuramente l'Abruzzo, sicuramente lei, ma sicuramente anche la sfida tra queste due personalità. E volevo capire, secondo lei, un'analisi di che cosa è accaduto, cosa accadrà, meno politica, diciamo, un po' più concreta come di solito lei. No, ma intanto non è che Schlein sia comparsa improvvisamente dopo la Sardegna, cioè forse sfugge che Schlein e Conte hanno passato intere settimane in Abruzzo, venuti Calenda, Renzi, tutto il mondo, e in particolare Schlein e Conte sono stati portati a spasso, a zonzo, paese per paese, città per città, raccontando la loro versione dei fatti, ma per dire... Viene portata la Schlein a Tagliacozzo per dire che a Tagliacozzo tagliamo l'ospedale, lo chiudiamo, eccetera, eccetera. Ha vinto Marsiglio 55-45 anche a Tagliacozzo, perché i cittadini sapevano quello che accadeva. Poi la Schlein si fida della sua classe dirigente, delle cose che le hanno raccontato, e le hanno messo in bocca delle cose anche stupide, come la polemica sulla mia romanità. Che a me stupisce che una persona di doppia o tripla nazionalità come Schlein faccia fatica a comprendere la mia condizione, no, di abruzzese e romano allo stesso tempo. Dopodiché questi leader nazionali, invece di portare magari un contributo politico, una discussione sui temi, si sono fatti mettere in bocca delle barzellette come quella dei Tre Mari, se mi permette, che finché raccontano i ragazzini su Facebook commentando e sfottendo sotto i miei post questa barzelletta, cioè sentirlo dire da Calenda, da Bonelli, da leader politici nazionali una grossolanità del genere, che poi finisce su alcuni quotidiani, su alcune testate, Travaglio stesso, guarda, ma insomma si può fare una campagna elettorale pensando che ma non il presidente della regione, uno qualunque in Italia possa pensare che il Mar Ionio bagni l'Abruzzo? Eppure è stato ripetuto all'infinito, una campagna elettorale di un livello così agghiacciante che non poteva che essere rispedita al mittente, perché a un certo punto passavo dalla rabbia di essere, come dire, dipinto come uno zotico di un'ignoranza talmente abissale da non rendermi conto di dove sto, io che poi da bambino, cioè il primo mare che ho conosciuto è quello di Montesilvano, perché lì mi hanno portato la prima volta al mare, quindi potevo non sapere dove stesse, e si è continuato con queste dileggio al limite della diffamazione. Dopodiché la Schlein ha perso completamente la partita, perché era anche curioso assistere alla calata in massa delle vecchie glorie, Bersani, Vendola, non so chi altro potessero riesumare per galvanizzare l'elettorato, no? Effetto simpatia, pacche sulle spalle, zio Bersani, nonno Vendola, dai, ci siamo tutti, adesso a questi li cappottiamo, vinciamo noi, perdono in maniera anche abbastanza netta, non catastrofica magari, ma insomma netta, abbastanza netta, come ho detto ieri a luna di notte già si poteva andare a dormire, non c'è stata nessuna tensione, nessun testa a testa, nessuna lunga attesa e così via.
Io penso che questa sia anche una lezione politica, però, perché poi mentre c'era questa calata dei lanzichenecchi all'assalto dell'Abruzzo, a dire tutto il male possibile dell'Abruzzo, andando a sollevare tutti i cartelli del no possibili e immaginabili, cioè quelli che mi contestavano di non aver difeso i fondi della ferrovia, poi andavano a manopello a incontrare quelli che la ferrovia non la vogliono, o stavano con il sindaco di Chieti che contro la ferrovia ha fatto ricorso. E quindi era anche un po' schizofrenica come campagna elettorale, perché non è che si può sostenere tutto e il contrario di tutto. Andavano in giro a incontrare quei contadini sui trattori e poi andavano al Borsacchio a recitare il funerale che avevamo liberato i contadini dei trattori da una riserva che per 20 anni aveva costituito solo un vincolo e un danno all'economia agricola del territorio. Questa è un po' la schizofrenia. E però qual era il problema? Che arrivavano i ministri. Ah, però ecco la calata dei ministri. Beh, insomma, siccome i ministri del governo Meloni in Abruzzo ci vengono ormai da 1 anno e mezzo e ci vengono settimanalmente, sfido a trovare una sola settimana in cui in Abruzzo non ci sia stato almeno un ministro o un sottosegretario, al netto dei 2 sottosegretari abruzzesi che stanno qui. Quindi è un'attenzione costante, hanno fatto bene a venire. Il problema dell'Abruzzo non è che sono venuti troppo ministri, è che per 30 anni ce ne sono venuti troppo pochi. E adesso che ci vengono abbiamo creato certo delle aspettative che dobbiamo saper anche in qualche maniera inverare. Non è che i ministri arrivano con la bacchetta magica o con la valigia piena di soldi, come sono stati anche lì grottescamente dipinti, perché sono venuti a rivendicare il lavoro che avevano già fatto e già messo in campo in questo 1 anno e mezzo e che porteremo avanti per tutta la durata della legislatura, in un forte spirito di collaborazione che non potrà che fare bene all'Abruzzo. L'alternativa era avere un presidente che avrebbe passato il tempo con i cartelli del no sotto Palazzo Chigi o a smontare quello che in 5 anni avevamo faticosamente messo in piedi, e questo l'Abruzzo non se lo poteva certo permettere. Francesco Specchia di Libero, buongiorno Presidente. Volevo chiedere appunto in riferimento a quello che diceva la collega sui ministri, sui i leader nazionali che sono arrivati qui. L'Abruzzo ha avuto un effetto, in Abruzzo hanno avuto un effetto contrario e opposto rispetto a quello della Sardegna, cioè hanno probabilmente galvanizzato. Allora volevo capire se c'è stata una presenza, in qualche percentuale la presenza del governo le ha dato la spinta che lei già aveva propulsiva di suo. Sapere se questa cosa qui serve anche da monito al governo per dire guardate, in Abruzzo abbiamo visto che possiamo andare in quadrata falange, limare tutti i contrasti e possiamo ripartire da qui, e poi sapere le liste vostre, perché io ho visto le liste da esterno, sono liste di alta qualità, da quello che mi dicevano le persone, le liste proprio locali, territorio, la sua lista. Sì, credo 5-1. Guardi, parto da quest'ultimo dato, le liste di alta qualità e molti dei consiglieri che sono, possiamo considerarli eletti, ma tentiamo il seggio centrale e la proclamazione degli eletti, però dimostrano la qualità e la quantità della classe dirigente che il centrodestra può esibire. Questa altra leggenda nera secondo la quale il centrodestra è di volta in volta guidato da prima da Berlusconi, ma sotto Berlusconi il nulla, poi da Salvini, ma Salvini è solo, poi dalla Meloni, ma la classe dirigente non c'è, è un'altra cosa che abbiamo smentito nei fatti, perché la classe dirigente c'è, funziona, si esprime sui territori, e il fatto che le nostre liste siano, come dire, ben nutrite di campioni di preferenze e di consenso significa che sono persone che sanno fare politica, sanno amministrare, perché se non sapessero amministrare, se non fossero classe dirigente, stia certo che i voti non li avrebbero presi. Dopodiché il governo, io non voglio né enfatizzare né minimizzare il contributo che può dare la calata dei ministri durante una campagna elettorale. Secondo me la differenza vera non l'ha fatta la presenza dei ministri in campagna elettorale, ma la loro credibilità, perché non era la prima volta che venivano, cioè Meloni, Salvini, Tajani e tutto il seguito,
cito solo i tre leader, presidente e vicepresidenti del Consiglio, ma tutto il seguito dell'intero governo che si è speso in lungo e largo per l'Abruzzo, non lo ha fatto a 7 giorni dal voto dopo la paura sarda, perché se fosse stato questo avrebbe avuto l'effetto contrario, perché nessuno è fesso e neanche gli abruzzesi. Siccome invece questo governo ha lavorato, decreto sulla ricostruzione, finanziamenti per la ferrovia, la concessione delle autostrade a 24 a 25, insomma tutta una serie, il G7 a Pescara, cioè sono tutta una serie di attività, di opere, di impegni, di finanziamenti che si stanno sedimentando e sui quali gli abruzzesi hanno percepito che c'è un governo che finalmente ci ascolta e che ci aiuterà a risolvere problemi che attendevano da generazioni di essere affrontati, che non ci vorrà un giorno per risolvere, perché quando punti sulle infrastrutture sai che devi lavorare sul tempo lungo e nell'immediato non producono un risultato. Questa era anche la difficoltà principale della nostra campagna elettorale. Io mi sono anche un po' su questo, come dire, arrovellato il fegato, ne ho parlato anche con Giorgia stessa, che a volte ti scoraggi a lavorare, come dire, a governare seriamente e non a fare propaganda, a realizzare gli impegni, a mettere in fila le procedure, le carte, le autorizzazioni, gli appalti, tutto il resto che emerge poco. E però poi la campagna elettorale magari si svolge su un'onda emotiva, su altri temi che toccano magari la pancia o la sensibilità delle persone in maniera diversa, e questo va a detrimento però della buona amministrazione e della buona politica. E io sono davvero sollevato e felice di vedere che alla fine il messaggio è passato, che i cittadini ci hanno dato fiducia e che potremo anche mostrare a breve frutti ancora maggiori del lavoro che abbiamo fatto, di cui si è già visto tanto, altrimenti non sarebbe accaduto che in una regione dove mai un governo uscente era stato rieletto, anzi tutte le amministrazioni uscenti iniziarono le campagne elettorali in forte svantaggio e persero rovinosamente con svantaggi pesanti. Quindi aver, come dire, retto, mantenuto il consenso durante i 5 anni di mandato e fatto una campagna elettorale che ci ha dato il delta in più per dare la zampata finale, è stato davvero un capolavoro che non addebito alla mia persona, ma alla compattezza di una coalizione che, a differenza magari di stagioni passate, ha saputo dimostrare serietà, senso di responsabilità, lealtà reciproca per 5 anni e durante tutta la campagna elettorale. Ognuno ha fatto il suo e tutti insieme abbiamo portato a casa un risultato storico per l'Abruzzo. Se ci sono altre domande, le facciamo. Ah, ecco, scusami, c'hai il microfono lì. Allora, il microfono è qui. Luigia Luciani, notizie.com. Volevo farla rimanere un attimo ancora su questa analisi post-elettorale, senza farle dire cose su quello che è accaduto, cose cattive su quello che è accaduto in Sardegna. Però, visto che insomma non solo è il presidente della Regione Abruzzo riconfermato, ma è un politico di lungo corso, dalle sconfitte come dalle vittorie si impara. Quindi il candidato Truzzo in Sardegna era sbagliato, e quindi le candidature calate dall'alto forse non premiano, e il candidato è poi anche quello che accade sul territorio, la politica dei territori. Cioè, questo la coalizione di centrodestra l'ha imparato. Allora, la mia analisi della vicenda sarda, che conosco abbastanza bene anche perché sono amico personale di Truzzo, che appartiene più o meno alla mia generazione come tanti altri, non merita peraltro questo dipinto, diciamo, così negativo, questo giudizio così negativo, però lui con onestà intellettuale si è giustamente assunto la sua responsabilità. Lì l'errore vero del centrodestra è stato un altro. Intanto il candidato non è stato calato da nessun altro, perché in Sardegna si sono riuniti una coalizione di 10-12 liste e tranne la lista del partito di Solinas e la Lega, che era federata con il Partito Sardo d'Azione, che hanno
legittimamente difeso la ricandidatura di Solinas, che aveva una sua ratio nella idea che l'uscente debba essere ricandidato, gli altri partiti avevano chiesto un cambiamento e la candidatura di Truzzo non è stata imposta da nessuno dall'alto, quindi era comunque un'esigenza. Lì c'era una difficoltà nella coalizione che non si è appunto riconosciuta nella guida del presidente uscente, e l'errore vero è stato aver gestito male questa difficoltà. Che io sono della tesi che o il presidente uscente non si mette assolutamente in discussione e si fa quadrato intorno al presidente uscente, o se bisogna cambiarlo si cambia senza litigare. Ci si chiude dentro una stanza, non si fanno i comunicati stampa, non si vanno a fare le riunioni a Roma sotto i riflettori, perché gli elettori te la fanno pagare, giusto? Non dai un'immagine di solidità, non dai un'immagine di collaborazione. Questo, oltretutto, con pochi giorni, una decisione presa con pochi giorni di tempo per fare le liste, sarebbe forse bastato un mesetto prima per mettere in lista altri 2-3 che prendevano i 2000 voti che mancavano, e la partita sarda sarebbe finita in un'altra maniera. Il mio giudizio è questo: l'errore è litigare, non si deve litigare. Quando si matura magari un'idea che un presidente, un sindaco, questo vale per tutte le elezioni diciamo apicali, che un presidente o un sindaco non meritino la fiducia per la riconferma, questo deve avvenire molto per tempo e con una diciamo capacità di gestione coesa, perché quando ti dividi è chiaro che scopri il fianco, e in quel fianco si è infilata di poco la candidatura e la proposta della Todde. Grazie Presidente. Gentilmente. Eccomi, buongiorno Presidente. La sua sono Nuccitelli dell'agenzia di stampa Dire. La sua vittoria è netta, in alcuni territori come l'Aquila dove ci troviamo è molto netta, in altri un pochino meno, come ad esempio Pescara. Ecco, qual è la sua interpretazione di questa differenza di voto sui territori? Beh, intanto Pescara e Chieti, se non sbaglio, siamo al 51,5 circa. È solo a Teramo che per una virgola decimale soccombiamo nei confronti di Luciano D'Amico. All'Aquila superiamo, nella provincia dell'Aquila superiamo il 60%. Io sono molto orgoglioso di questo risultato, perché indica che tutta la retorica che viene spesso fatta sulle aree interne, i luoghi marginali, il recupero, nella nostra proposta politica non è rimasta retorica, e i cittadini delle aree interne l'hanno capito e l'hanno premiato. Siamo stati davvero attenti ai più deboli, alle realtà più difficili, a quelle dove portare i servizi è più costoso e più complicato, e siamo riusciti a farlo comunque garantendo un equilibrio, perché non è che si è creato una dicotomia politica dove ha una vittoria forte nelle aree interne corrisponde una debacle lungo la costa. Vinciamo anche sulla costa, vinciamo anche nel resto dell'Abruzzo, meno nettamente, ma stiamo ricucendo l'equilibrio tra costa e aree interne, che era uno dei problemi principali che la nostra regione ha vissuto negli ultimi decenni. Sono sicuro che continuando su questo lavoro recupereremo ulteriori consensi anche sulla costa, anche sulle altre province, consolidando quello delle aree interne. Però devo anche sottolineare che lei ha fatto l'esempio di Pescara. Io a Pescara la volta scorsa presi il 43%. Adesso nella città di Pescara stiamo al 49%, nella provincia stiamo sopra il 50%. Penso che anche lì abbiamo guadagnato molti molti consensi. Grazie, vediamo se ci sono ulteriori sollecitazioni da parte dei colleghi della stampa.
Aspetta, prendi il microfono. Presidente, visto che ha detto che non si deve litigare, adesso per la Giunta che criterio adotterà? Il solito, buonsenso, competenza, riconoscimento dei pesi e dei valori, sia come dire numerici che di qualità, non avremo problemi a fare la Giunta.